Da qui a domenica 25 giugno penso ai sindaci, penso a come recuperare alcune periferie di Genova, la stazione di Padova, a come ridare un sogno ai comaschi, ai monzesi e ai veronesi. Quindi le amenità elettorali, gli equilibri di partito non mi interessano, voglio girare città per città, negozio per negozio, casa popolare per cercare di recuperare la fiducia dei milioni di italiani che non hanno votato. Sono felice della vittoria del centrodestra, sono felice del fatto che molte città governate da sempre dalla sinistra abbiano scelto la Lega, che la Lega sia il primo partito di riferimento del centrodestra e di opposizione a Renzi. Non festeggio le sconfitte altrui, non mi interessano. Ho un'idea di Genova, di Verona e di Como diverse da quelle che ci lascia la sinistra, e quindi di questo mi occupo fino al 25 giugno. E poi spero che in autunno gli italiani possano votare con una legge elettorale normale di buon senso. In Lombardia ci sono comuni dove abbiamo preso il 20, il 25, il 30, il 32%. Erano tutte amministrazioni uscenti di centrosinistra: Monza, Lodi, Crema, Como, Erba, Cantù. Ci siamo in testa, siamo primi in alcune realtà come Desenzano, Castiglione o Tradate, siamo arrivati al 47, 48, 49%, la Lega non ha mai avuto così tanti consiglieri e così tanto consenso. Non c'è nulla da festeggiare, c'è solo da lavorare. C'è da lavorare da qui al 25 giugno, perché Renzi ha scelto una data infame per il ballottaggio: ci saranno 40 gradi e ci saranno le scuole chiuse. Spero che la gente investa 5 minuti del suo tempo per scegliere il suo sindaco. Poi dal 26 giugno parleremo delle elezioni nazionali.